Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 2 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Segno fortunato. Protagonisti circondati di amici. Protagonisti lo siete senz'altro se siete appartenenti alla prima o alla seconda decade e approfittate della domenica sera per festeggiare il compleanno in piena libertà insieme agli amici. Se al mare, in campagna e nel giardino di casa vostra, questa sarà una scelta pienamente personale, di sicuro per un segno acquatico spegnere le candeline con lo sguardo fisso all'orizzonte ascoltando l'onda della risacca sarebbe il non plus ultra, ma visti i tempi e le tribolazioni dell'economia. Si fa quel che si può. L'essenziale è avere tante facce amiche intorno e con Giove in sestile questo desiderio sarà senz'altro esaudito, in più la stella del compleanno, il Sole, oggi transita abbracciata a Mercurio, il piccolo dio pianeta del viaggio, della parola e della cultura. Dunque ovunque festeggerete non sarà un compleanno scipito e tanto meno un party tutto apparenza e chiacchiere vuote. La torta gelato c'è e anche lo spumantino, ma soprattutto ci sono persone intelligenti, con menti aperte al dialogo e all'osservazione, gente sensibile con cui è bello condividere la quotidianità. Se poi siete di turno non morirà nessuno, meglio sgobbare al compleanno con la prospettiva di farlo per tutto l'anno piuttosto che non avere lavoro e languire nella preoccupazione. Un amore potrebbe finire da un momento all'altro, una coppia sfaldarsi, un fidanzamento interrompersi, un matrimonio potrebbe essere cancellato. E la fine di qualcosa, la fine di un amore, la fine di una gioia. I single potrebbero vedersi annullare le speranze che avevano riposto in nuove amicizie e nuovi incontri o nella nascita di un amore. Amici di vecchia data ti contatteranno. Avranno molto da dirti. Una persona vi deluderà improvvisamente, cercate però di non farne una tragedia e, potendo, di soprassedere. Oggi gli altri vi troveranno particolarmente simpatici. Se bate soprattutto rapporti con il pubblico in giornata riceverete ottime soddisfazioni. Poche possibilità in serata invece di organizzare qualcosa a cui pensavate da tempo, si tratta solo di rimandare. Fase critica oggi a causa di un aspetto di Giove niente favorevole per voi, supererete tutto con disinvoltura, ma non nella giornata di oggi. Cambiamenti nell'immediato ambiente. Un amore nuovo ti intriccherà. Pensa prima di parlare. Tenderai a essere offensivo e critico. Vi sentirete onesti e coraggiosi, ma non per questo meno impulsivi del solito. Potreste avere delle noie a causa della vostra impulsività. Meglio frenare i propri impulsi. Potreste avere le occasioni giuste per reincontrare persone che non vedete da tempo. In particolare una che vi sta molto a cuore. Mutamenti d'umore che in serata diventeranno gioia di vivere e allegria. Passerai da un estremo all'altro. Da una lite a una bella riconciliazione. Un amore segreto per voi pervade qualcuno che vi sta vicino e vi segue in silenzio, anche soffrendo, in realtà è timidezza ma anche il vostro atteggiamento a tenerlo lontano. Oggi attraete i vostri amici come se foste una calamita. Vi chiamerà più di uno, non fate gli scontrosi e passati del tempo con loro, vi rallegreranno la giornata. Voi sicuramente sapete cosa possa essere meglio per voi e per le persone che vi sono intorno. Vi sentirete in splendida forma, e questo sarà il periodo ideale per lavorare al meglio o per concedervi un'eccellente fase di relax, di vacanza. Soprattutto se avete un lavoro che vi dà molte soddisfazioni, mollare in questo frangente sarebbe quasi una mossa da stupidi, quindi fareste meglio a recuperare le ultime forze, dandovi da fare almeno. Pochi sono i pianeti che vi guardano al negativo oggi. Da Giove a Saturno, da Urano a Nettuno, dal Sole a Mercurio, sono tutti in magnifico aspetto. Senza scordare il prorompente Marte in angolo positivo dalla Vergine. Non potrete certo lamentarvi. La forma mentale è in grande ripresa, la volontà di affermarsi vincente. Inoltre, questa specifica combinazione planetaria dona alla vita affettiva, cui voi date la massima priorità, un pieno rigoglio. Solo Plutone vi guarda imbronciato e, se nascete dal 19 al 22 di luglio.
dovrete fare attenzione a non scontrarvi con l'autorità, sia che siete molto giovani, e quindi con l'autorità dei vostri genitori, o se siete adulti. La Luna vi parla di lavoro, nulla di strano nella stagione del turismo, arrivano i barbari e bisogna nutrirli, accompagnarli, dar loro da dormire. Insomma, in pieno fermento per tutti coloro che hanno impieghi nel turismo e nella ristorazione. Evviva! Peccato che le loro mete, con il Sole e Mercurio nel segno, piacciono tanto anche a voi, il mare, il lago o il fiume, ovunque ci sia acqua è casa vostra e dei vostri amici, impersonati da Giove in sestile. Lavoro e svago non si contrappongono ma nemmeno si affiancano, dividono semplicemente la popolazione cancerina in due, c'è chi sgobba e chi se la sciala. Amore ed Eros. Più che d'amore oggi si parla di amicizia, forte, vera, sincera, magari vecchi compagni di scuola o lavoro, oggi riuniti per una rimpatriata prima delle ferie. Momenti dolci con persone che condividono le vostre stesse passioni e i vostri stessi gusti, dalla barca a vela, al gelato alla vaniglia, dal romanzo storico alla fotografia. Mercurio nel vostro segno vi rende comunicativi con la persona amata, inoltre Giove, Saturno, Urano e Nettuno vi forniscono un'energia formidabile per quanto concerne l'impegno sentimentale, che diventa il carburante benefico dei vostri incontri affettivi. In particolare se appartenete alla prima e terza decade del Cancro. Lavoro e denaro. Conclude la giornata per chi vive in riva al mare o sui monti e ha fatto dell'ambiente la propria professione, ma anche per i fan, nonché professionisti della buona cucina, delle strutture alberghiere, degli itinerari più famosi e intriganti, dalla storia alla lettura il mondo è casa vostra. Il transito di Giove in Toro e di Nettuno in Pesci, entrambi in angolo ottimale col vostro segno vi dona elementi di genialità che non dovete sottovalutare e potrete sfruttare per il futuro, specie se appartenete alla prima e terza decade. Se lavorate con l'arte, o siete liberi professionisti o svolgete un'attività connessa con la moda, l'immagine preparatevi a imminenti successi. Benessere. L'accento sulla salute la Luna ce lo pone, ma anche stavolta all'interrogazione rispondete con una preparazione da 10 e lode. Informissima a riparo da pendenze e da guai. Magari il vostro aspetto non sarà filiforme, ma state bene così, contro la struttura fisica non si combatte, casomai contro i chili di troppo. Ma questo, con Mercurio ottimo nuotatore nel segno, non sembrerebbe il vostro problema. Per lei, bellezza, benessere, allegria, salute, se non vi manca nulla di tutto questo potete già considerarvi ricche e fortunate. Il resto? Mancia. Per lui, siete circondati di facce amiche, ma la più bella ed espressiva non è una faccia, bensì un muso, quello di Snoopy o Lulu che vi stanno sempre appresso. I migliori amici della vostra vita nei migliori anni. Colore delle emozioni, giallo canarino. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 9, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.